Lunedì e martedì 29 e 30 agosto si terrà una riunione di tutti i cardinali per riflettere sulla nuova Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. E sabato 27 agosto terrò un consistorio per la creazione di nuovi cardinali. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Arthur Roche, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Monsignor Lazaro Yu Heung-sik, prefetto della Congregazione per il clero. Monsignor Fernando Verges Alzaga, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Monsignor Jean-Marc Abelin, arcivescovo metropolita di Marseille, Francia. Monsignor Peter Opkaleke, vescovo di Kugolobia, Nigeria. Monsignor Leonardo Ulrich Steiner, arcivescovo metropolita di Manaus. Monsignor Felipe Neri Antonio Sebastião da Rosario Ferrão, arcivescovo di Goa e Dalmont, India. Monsignor Robert Walter McElroy, vescovo di San Diego, Stati Uniti d'America. Monsignor Virgilio do Carmo da Silva, arcivescovo di Dili, Timor Orientale. Monsignor Oscar Cantoni, vescovo di Como. Monsignor Antoni Pola, arcivescovo di Hyderabad, India. Monsignor Paolo Cesar Costa, arcivescovo metropolita dell'Archidiocesi di Brasilia, Brasile. Monsignor Richard Kuya Baabor, vescovo di Wa, Ghana. Monsignor William Go Sen Chi, arcivescovo di Singapore. Monsignor Adalberto Martínez Flores, arcivescovo metropolita di Asunción, Paraguay. Monsignor Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulaanbaatar, Mongolia. Insieme ad essi unirò ai membri del Collegio Cardinalizio a Monsignor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arcivescovo emerito di Cartagena, Colombia. Monsignor Lucas Van Looy, arcivescovo emerito di Ghent, Belgio. Monsignor Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari, Italia. Padre Gianfranco Ghirlanda, professore di teologia. E Monsignor Fortunato Fresa, canonico di San Pietro. Preghiamo per i nuovi cardinali affinché, confermando la loro adesione a Cristo, mi aiutino nel mio ministero di vescovo di Roma per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio.